Il passo per la gloria è ancora da compiere. Oggi è il primo round per quelli che aspirano a diventare campioni. Vale molto, moltissimo. CJ e Golbet Calcio 8 faranno di tutto per portarsi avanti in vista del ritorno. La posta in palio è semplicemente troppo alta. Buonasera e benvenuti alla Stella Azzurra. Questa è CJ contro Golbet Calcio 8, semifinale scudetto d'andata, Serie A della Lega Calcio 8. Dopo i tre gol inferti dal Cotton Club in trasferta sul terreno del Checco dello Scapicollo, stessa cosa spera di fare la Golbet Calcio 8, ma si trova davanti un'avversaria mai battuta in stagione e sempre vincente contro i propri colori. Iniziamo proprio quindi dai padroni di casa nell'enunciazione delle formazioni che vedono schierato in porta il numero 1 Boni, 5 Davide Buono, 18 Citro, 7 Codignoli, 14 Colizza, 17 Ivan Giuliani, col 27 Mancinelli, 4 Mazzesi, 3 Mirante, 16 Perucca, 99 Porcacchia, 23 Principi Galli, 9 Regis, 10 Alessio Starace, è squalificato suo cugino. Col 6 gioca Daniele Tisei, risponde la Golbet Calcio 8 che schiera in porta Opara, naturalmente sostituto Caperchi, poi col numero 22 Angelè, 19 Carboni, 99 D'Anversa, 8 De Marco, 3 Garofolo, 18 Maroder, 24 Monteforte, 5 Pantaleoni, 30 Santini, 6 Sterbini, 11 Stornelli, 4 Luca Tarantino, col 7 Andrea Tubani. Si scalda vicino al palo Porcacchia, compagno di Mazzesi nel play euro, così come Daniele Pantaleoni, che oggi però veste gli altri colori, l'avevamo detto in sede di presentazione, nemici per una notte, ma per adesso le individualità per questi 50 minuti, i primi di 100 totali, varranno pochissimo. Quello che conterà saranno i comparti di squadra per due compagini giunte vicine in classifica, seconda la Golbet Calcio 8 dietro il Cotton Club in regular season, terzo, attenzione il CJ lascia subito palla in area e subito il vantaggio della Golbet Calcio 8, errore della difesa dei padroni di casa, non perdona Monteforte, a porta vuota, nemmeno un minuto, 0-1. Non dovevano contare le individualità, ma l'errore totale della coppia Porcacchia-Mazzesi. Ci è sembrato in questo caso andato a spalancare la porta al vantaggio immediato della Golbet Calcio 8. Ha provato direttamente da centrocampo a riequilibrare subito la sfida il CJ Golbet Calcio 8, che in 100 minuti di campionato non aveva mai segnato, avendo perso 3-0 all'andata in casa ed 1-0 su questo stesso terreno la gara di ritorno. Trova il gol dopo nemmeno 60 secondi dell'andata delle semifinali playoff. Opara rinvia subito lungo Opara col petto da dietro Porcacchia, Pantaleoni indietro da Tarantino, pressato da Tisei, Tarantino lo salta, vola verso il centrocampo Vada Garofolo, il suo lunghissimo lancio spiove direttamente sull'esterno della rete. Questa gara naturalmente cambia totalmente l'inerzia, crediamo, di questi primi minuti. Una Golbet Calcio 8 che è stata maestra praticamente per tutto l'anno nell'attendere l'avversario e poi ripartire. Certo non potrà farlo per tutta la durata della gara su questo corto e stretto terreno che è quello della Stella Azzurra. Nel frattempo Garofolo si fa apprezzare per un buon recupero sul corpulento Giuliani. Palla lasciata a Mazzesi. Gioca da difensore centrale destro Mazzesi, che dà palla a Codignoli, palla ancora di ritorno a Mazzesi, il suo cross e Opara la lascia scorrere direttamente in fallo laterale dall'altra parte. Colpo inaspettato, errore anche totalmente inatteso da parte della difesa dei Testaccini, che in chiusura di questa Lega aveva giocato davvero un ottimo calcio a 8 e che qui lascia scappare ancora una volta Monteforte. Boni a terra. Sembra in palla Matteo Monteforte, sembra non riuscire a trovarlo anche discretamente bene i compagni di squadra. Il CJ rimposta da quest'altra parte da Mazzesi. Lo stop a centrocampo di Buono, sovrastato da Pantaleoni. Deve intervenire Porcacchia, allarga lo sportello sinistro Pantaleoni. Se ne accorge Buzzi, calcio di punizione per i ragazzi in maglia bianca. Broccatelli in panchina si fa subito sentire, chiama calma per i ragazzi del CJ. È lunghissima questa gara da giocare sulla distanza delle due partite, ma certo che il gol di Monteforte dà un vantaggio mica male ad una Golbet che, dicevamo, sa impostare le proprie gare sulla difesa e ripartenza come pochi altri. Il tocco di Codignoli, ben intelletto dalla mediana della Golbet, fallo su Pantaleoni, si prosegue, poi Mazzesi, ma regola del vantaggio, il fallo era stato sul numero 5 blu cerchiato. Guadagna un metro Sterbini.
che ora batte dando a sinistra Garofolo di prima, poi una girata in avanti da parte di Monteforte che non trova Stornelli. C'è solo Pantaleoni davanti alla difesa, formazione iperoffensiva, quella che schiera all'inizio la Golbet. Grande recupero da parte di Monteforte che poi calcia su un avversario, va ancora in scivolata, ha iniziato alla grande Monteforte anche in fase difensiva. Qui la rimessa è guadagnata ancora una volta dalla Golbet, la sta per battere Tarantino. Servini sei. Tubani, tocco all'indietro di Tubani da Tarantino che cede ad Opara, palleggio e rinvio di Opara che non ne vuol sapere e serve direttamente il proprio omologo Boni che potrà andare al rinvio dall'altra parte. Sì, c'era stata qualche colpa da parte dell'estremo difensore del CJ per quanto riguarda alcune delle cinque reti subite nella finale di Coppa Italia, comunque vinta dai propri colori ai calci di rigore. Nulla da fare davvero. Qui Stornelli dice di essere entrato sul pallone, l'arbitro fischia fallo. È già battuto numero 5 Davide Buono, guadagna qualche metro da destra Mazzesi, prova la palla passa Opara, poi in area di rigore ancora il rinvio e Mazzesi a sollecitare dalla grandissima distanza Manuel Opara, uno che come Mazzesi da tantissimi anni milita nella Serie A della Lega Calcio 8. Pallone calciato un po' a casaccio da Davide Buono, la scossa è arrivata da dietro dallo stesso uomo che probabilmente ha commesso il fondamentale errore che per ora, giunti al quinto minuto del primo tempo, decide il parziale in virtù del vantaggio appunto per la Golbet calcio 8 di 1-0 sul terreno del CJ. Ha segnato Matteo Monteforte. Parliamo della semifinale d'andata di Serie A della Lega Calcio 8, la partita precedente, quella da questo stesso terreno della Stella Azzurra, ha visto trionfare il Cotton Club per 3-1 contro il Checco dello Scapicollo. Qui Pantaleoni, col piede opposto, serve comunque con precisione Garofolo. Non passa Garofolo, è bravo Codignoli, furbo anche nel farsi far fallo. Mazzesi, batte corto da Buono, non l'abbiamo visto molte volte Davide Buono. Ma deve essere sicuramente elemento di spicco se Broccatelli ha puntato su di lui in una gara da questo peso specifico. Palla a sinistra. Ti sei. Buono. Mazzesi, quasi dal lato corto. Dala Mazzesi. Rientra sul mancino. Passaggio debole. Ben controllato da Buono, il suo tiro è deviato. È una telefonata da Opara che rinvia con gran velocità Monteforte, stop di Monteforte, su di lui, porcacchia, senza fallo, grande anticipo. E poi cambio di gioco, intervento di Tarantino, gamba tesa, anche se in anticipo. Ed è fallo fischiato in favore del CJ. Serbini dice che l'avversario ha abbassato la testa, forse Perucca nell'occasione precedente. Comunque il numero 16 è a rimanere ultimo uomo. Buono fa segno di volerla toccare per la bomba di Ivan Giuliani. Tratterremo per un attimo il respiro per poter sentire il caratteristico grido al momento del calcio di Giuliani. Mostruosa la differenza tra il polpaccio destro e quello sinistro di Giuliani, ce ne accorgiamo adesso che ce l'abbiamo qui sotto la nostra postazione. Sembra esplodere il muscolo della gamba destra del numero 17. I tre coraggiosi in barriera della Golbet calcio 8 sono Pantaleoni, Tubani e Monteforte al centro. Tisei allunga la barriera per Toyer, visuale Opara. Giuliani, la barriera si è mossa con furbo anticipo, è andata a ribattere la bomba del numero 17 del CJ. Buono. Partite che si decidono sul filo dei dettagli. Qui Pantaleoni in pressing su Giuliani, anche elegante nella protezione. E poi si va dietro da Mazzesi, Perucca, finta di corpo di Perucca, Davide Buono. In verticale Buono, palla che non passa, si chiudono le strette maglie difensive della Golbet. Punizione conquistata da Daniele Pantaleoni. La scultura marmorea del corpo di Pantaleoni, va a farsi male Codignoli che gli fa fallo in questo caso.
anche Codignoli della nutrita crew del Player, giunto secondo nel campionato di calcio a 11 di prima categoria, ripreso da calcio a 11 Fanner. Qui Tubani, volitivo nel recupero. Perucca, cariche sue da dietro, Porcacchia, servito in questo istante, retropassaggio da Boni. Palla rischiosa, Perucca infatti di testa la mette direttamente fuori. Allora Tubani da Pantaleoni col sinistro, improvviso. Ah, può bloccare senza problemi Boni, poi rischia ancora il CJ in difesa. Da dietro arriva la Golbet che aggredisce alta gli avversari in questo avvio. Anche se Pantaleoni va a sbagliare il suo primo passaggio della gara. Buono. Porta palla Buono, giunge quasi alla linea di metà campo, poi vira a destra dove Mazzesi carica ancora il destro. Stavolta palla alta, è un abitué delle conclusioni della lunga distanza, l'abbiamo visto anche nei servizi di introduzione a questa gara, più negli scorsi anni, con le maglie di IBM di Gianicolo e Football 8 Roma Nord, Filippo Mazzesi, che anche in questo caso guida il pressing dei suoi, riceve palla di ritorno, dal fondo il suo cross è buono. Ma Sterbini, il capitano della Golbet, ci mette la testa, solo corner per il CJ. Buono. Ad uscire, di testa è andato a staccare quel colosso di Porcacchia. La palla va alta per fortuna della Golbet. Opara rinvia. Sono rientrati in due, Perucca e Porcacchia, e lui ad essere servito da un retropassaggio. L'ultimo uomo in posta con tranquillità su Tisei, Tubani lo pressa regolarmente. Tubani, Porcacchia però, che intervento! Dopo fai il video in diretta. Buono! Mazzesi! Ancora da Buono, metronomo, l'uomo più servito in questo avvio di gara del CJ. Al decimo minuto Mazzesi sbaglia un passaggio in verticale sul lungo taglio di Codignoli. Sterbini. Garofolo, Sterbini, palla che passa e Golbet calcia 8, che almeno sotto il profilo psicologico delle intenzioni sembra per ora accontentarsi del vantaggio anche conseguito con un pizzico di fortuna in avvio. Buono, velo elegante di Codignoli. Allora Mazzesi per la sovrapposizione a memoria sempre del numero 7, accompagni da servire fuori, la dà infatti a Buono, cerca lo spazio per il tiro, spazio che non c'è, di fronte a sé Pantaleoni. Allora si torna da Tisei, di nuovo Buono, scavata una gran palla da Mazzesi, retropassaggio così e così, Tisei contrasto con Garofolo, fallo laterale CJ che sta avendo il pregio di alzare comunque il baricentro praticamente dal momento del proprio svantaggio. Codignoli, la Golbet controlla ancora una volta. C'è un time out chiamato dalla panchina di Mauro Carboni, ne approfittiamo per una piccola pausa. Tantissimi straordinari interpreti, sono le semifinali di Serie A della Lega Calcio 8, non potrebbe essere altrimenti. Se la stanno giocando alla grande sotto il profilo fisico, tecnico, psicologico e per ora con un tenore agonistico che non sfora in scempiaggini all'interno del campo, così come era stato tra Checco dello Scapicollo e Cotton Club. Anche CJ e Golbet e Calcio 8 stanno onorando uno spettacolo che ci ha accompagnato per tutta questa stagione. Opara. Il rinvio sovrastato Tubani da Perucca. Fallo laterale per la Golbet. Tisei vuole una veloce ripresa del gioco. Quindi Tubani. Fallo laterale lungo, controlla Monteforte, stretto nella morsa i due spallate. La prima di Mazzesi, la seconda di Codignoli. Porcacchia. Perucca. Buono. Mazzesi. Scivola molto spesso sulla destra l'azione del CJ in questo avvio, fanno prova ad andare centralmente, per ora la squadra del presidente Pappa trova un muro chiamato Daniele Pantaleoni che da solo sta reggendo praticamente tutta l'interdizione del centrocampo della Golbet. Qui si fa toccar palla Pantaleoni, poi la gioca corta da Garofolo, cross immediato, Mazzesi preciso, Pantaleoni da fuori, non lontano ad un super gol Pantaleoni. Buono.
Lancio in avanti, in uno contro uno Sterbini rischia molto il duello con Giuliani. È davvero bello da vedere, nessuno tira indietro la gamba, con fierezza, con dignità ad affrontarsi, spalla a spalla, anca ad anca, ogni pallone. Non si sentono proteste per adesso, ma ce l'hanno fatto vedere tante volte quest'anno, appunto, questo livello agonistico, questa tenuta mentale, buono. Mazzesi, arrivato al vertice dell'area, cede ancora dietro, dove non si fa pregare buono stavolta, altissimo il suo tentativo. Opara. Sterbini messo un po' in difficoltà, deve tornare da Opara, scucchiaia col sinistro, poi Pantaleoni spinto da dietro, il possesso non è della Golbet, calcio di punizione per i blu cerchiati, è colpito alla testa Pantaleoni. Vanno a sincerarsi delle sue condizioni tanti amici e compagni di squadra di tutto l'anno, di ogni domenica, ma qui è un'altra storia. Qui si tratta di un altro campionato. Altri i valori in gioco, altri gli interpreti, gli equilibri. CJ, Golbet e Calciotto sono state, ognuna a modo loro, splendide interpreti. Proprio di questo livello, esattamente anche come il Cottini, Stefano Gomme per esempio, giunto sino al primo turno preliminare ai playoff e ha sbattuto contro la tradizione del checco dello Scapicollo. Invece ha ceduto di schianto stasera nel match precedente contro il Cotton Club. Ma qui è CJ Golbet ed è Davide Buono che prova all'improvviso, para, non si fida della presa. Il rinvio ancora sui piedi di Buono, che ha l'ennesimo ottimo controllo della sua insospettabile gara per ora. Buono gioca ancora a due tocchi, l'abbiamo visto poche volte, ha fatto le 10 canoniche presenze per poter essere eleggibile per questa sfida. Un po' nell'ombra il metronomo di oggi dell'SJ, che sostituisce così il proprio capitano Simone Starace, squalificato in occasione della gara giocatasi alla terz'ultima giornata di regular season contro il checco dello Scapicollo. Buono, Mazzesi, ancora Buono, rischia ma può farlo. Prova ad andarsene in Veronica, esagera, Pantaleoni lo attende lì, poi palla ancora deviata, può andare Tubani in pressing. Occhio al numero 7, il brevilineo dribblatore di Cencetti che tiene palla, lo fa troppo, forse fa fallo su T6, che resiste però. Tanti grandi duelli in campo, ancora Pantaleoni. Il suo servizio al lato corto dell'area di rigore, dove parte un sinistro che attraversa tutta l'area di rigore da parte di Monteforte. Un brivido che corre lungo tutta la schiena di Leonardo Boni ogni qualvolta Matteo Monteforte prende palla, pressing alto della Golbet, ancora palla dentro. La gioca di prima Stornelli quando aveva tutto il tempo per mirare la porta di Boni. Occhio al CJ, solo per un attimo la tiene in campo Stornelli, danzando da solo, però il pallone era uscito. Stefano Carboni in piedi dall'inizio della gara, conferire grinta e carisma ai propri compagni di squadra, che non sembrano comunque averne bisogno per ora, perché con gran forza stanno affrontando un CJ che non arretra di un passo qui fino al fallo di Codignoli su Garofolo. Capitan Sterbini. Abbiamo varcato di molto la metà della prima frazione, siamo al 16° minuto, Sterbini lancia palla lunga, scusate, 17:30 sul cronometro della prima frazione e la Golbet continua a resistere col vantaggio di 1-0 guadagnato da Matteo Monteforte dopo nemmeno un minuto di gara, qualche minuto che non si vede. E Ivan Giuliani qui batte invece T6. I richiami di Sterbini da dietro, la palla data a Simone Mirante, appena entrato. Le giocate di Mirante, poi Buono nello spazio, si chiude ancora benissimo a ventaglio la Golbet. Monteforte, servito da Pantaleoni, Monteforte sterza in un fazzoletto, ancora Monteforte! Che giocata di Matteo Monteforte, doppia finta e Stornelli al centro dell'area di rigore a ribadire a porta vuota il 2-0 della Golbet. Time out, ne approfittiamo per una pausa.
sembra essere la testa per ora a fare la differenza in questa gara. E se pensate che nelle due sfide di regular season, è vero che la Colbert è arrivata avanti al CJ nelle 30 giornate, ma dicevamo nelle due partite di campionato sono state nette le vittorie del CJ, almeno all'andata per 3-0. Qui intanto Giuliani conquista corner. Sembra essere proprio la mentalità della Colbert per ora vincente in maniera maggiore rispetto al CJ a decidere questa gara. Calcio d'angolo ribattuto, Stornelli con una grande idea, non con una ottima esecuzione, rilancio lunghissimo dall'altra parte, vanno a contendersela in due, l'ultimo tocco è da parte di Giuliani. Discreta presenza anche femminile qui intorno ai campi della Serie A della Lega Calcio 8. Terminata la gara, anche Checco dello Scapicollo e Cotton Club hanno riguadagnato la loro posizione di spettatori privilegiati nello studio di una delle due compagini che andranno ad affrontare verosimilmente in finale. Diciamo della discreta presenza femminile, gara che naturalmente tutte le consorti o ragazze o donne vicine agli uomini della Lega Calcio 8 naturalmente non vogliono perdersi. Tubani, Stornelli, non è stato lui a buttare palla dentro ma il CJ che qui rinvia. Giuliani da Citro, appena entrato è allargato Tisei che torna indietro ancora da Mazzesi, che sventagliata col destro di Mazzesi, non c'è deviazione della Colbert, semplice rimessa dal fondo per Opara. Rinvio di Opara. Colpo di testa perentorio di Mazzesi in solitudine. Allora Pantaleoni per il palleggio di Stornelli. Intervento deciso di Mazzesi, si impegna ma non la tiene in campo Citro. Sembra un po' scorato il CJ, ha bisogno di una scossa. Sinistra di Tarantino. Lottano Monteforte e Mirante. Poi cade Monteforte, ma non c'è assolutamente fallo. Buono. Porcacchia. Buono. Di nuovo da Danilo Porcacchia. Buono. Alla Calamita sul destro. Anche un buon assist per Mirante. Estensione del numero 3 che velocemente torna ad occupare la propria posizione in difesa per non lasciare in uno contro uno Porcacchia con Monteforte. E non è tanto il centralone del CJ a soffrire per ora la gran prestazione del numero 24 quanto le fasce del CJ. Intervento di Pantaleoni su Mirante, un laccio di Mirante. I due si danno il 5, hanno giocato lungamente insieme nel BM di Gianicolo di Cristiano Villari. Mirante sul petto di Giuliani. Deviazione di Stornelli, girata senza guardare di Pantaleoni, dove Porcacchia però prende tempo, spazio ed anticipo a Monteforte. Mirante se ne va, ma Stornelli offre per ora una buona prestazione anche in difesa. Osserva il tempo, Buzzi. Mirante rimette per buono, Tubani, palleggio, Mirante fa fallo. Batte Tubani. Buzzi, ripetizione del calcio di punizione senza cartellino giallo perché non c'era volontarietà nell'impedire la ripresa dell'azione veloce da parte di Citro, che non era comunque a distanza regolamentare. Pantaleoni, Tubani, lungo linea per Stornelli che sta giocando una partita di grande intelligenza tattica. Solo però in mezzo a tre, qui fa passare nel nulla del proprio attacco. Lotta a Giuliani, attorniamo da tre uomini. Non c'è fallo di Pantaleoni secondo l'arbitro. Allora si invola Tubani. Sterzata di Tubani, altro dribbling, cade Tubani, poi riguadagna la posizione retta. L'intervento anche di Citro, Tubani con ogni gamba possibile ed immaginabile fino al fallo laterale concesso al CJ. Che ha bisogno di spingere con tutte le forze per poter almeno dimezzare il vantaggio, lo svantaggio, scusate, prima della fine del primo tempo. Fallo subito qui da Sterbini, grande esperienza da parte del capitano blu cerchiato. Calcio di punizione Colbert. Pronto alla battuta Sterbini.
lancio, un lancio teso dove però ci sono praticamente solo maglie del CJ. Citro. Per una volta a vuoto Pantaleoni, quindi a destra l'azione del CJ che si sviluppa con questo lungo cross. Intervento buono in ripiegamento da parte di Tarantino, poi lotta Tubani, l'arbitro non fischia, anzi sì, alla fine cade il numero 7 della Golbet. Sacrificio per ora, tanto nella partita di Tubani, di sostanza, di contrasto anche ai tanti frombolieri del CJ. Pantaleoni lancia, ma anche in questa gara la soluzione del lungo lancio sembra essere non adatta. Qui Boni nel frattempo la palla incollata al guantone al momento del rinvio, diciamo del lungo lancio non sembra essere una gran soluzione data la stazza di Mazzesi e Porcacchia. Pantaleoni, doppio energico contrasto per usare un eufemismo, poi Mirante riesce a rimanere in piedi, Mirante dal fondo, Opara concentrato all'altezza del suo primo palo. Mirante era riuscito da fuori il campo col piede opposto a tirare qualcosa di simile a un cross dalle parti di Opara. Boni dall'altra parte, la chiama e la fa sua. Mirante, toccato da Monteforte, calcio di punizione. Buono, si è un po' sopita la gara, prova a riaccenderla il CJ con il lungo velo di T6. Non lo intende Mazzesi, che aveva terminato la sovrapposizione. Siamo già abbondantemente dentro il recupero, segnalato dai direttori di gara. Opara. Il suo rinvio è sempre a sinistra. Il CJ è gioco facile, buono. Scambia con un compagno. Si chiude a gran velocità la Golbet. Buono. Mirante. Citro perde il passo e non va a stoppare un buon pallone. Tarantino. Guadagna fallo laterale. Pantaleoni. Buono, scava palla buono, deve riguadagnare la posizione Tarantino, che poi fa fallo in gamba tesa secondo l'arbitro. Gioco pericoloso. Intervento più simile a una mossa di Kung Fu che a un rinvio, quello del numero 4 della Golbet, calcio a 8, Tarantino Luca. Naturalmente sarà punizione di seconda, dato l'intervento in gioco pericoloso e quindi occasione per riaprire la gara per il CJ. Tantissime soluzioni per i padroni di casa, le botte di Giuliani e Mazzesi con il destro e Mirante con il mancino. Probabilmente con questa occasione si chiuderà la prima frazione di questa semifinale d'andata, la seconda che stiamo seguendo in questa serata della Stella Azzurra. Tre in barriera, si aggiunge ora anche forse l'uomo che ha commesso il fallo, Tarantino, non sappiamo dirvi. Ci vuole coraggio a mettersi tra Giuliani e la porta in questo caso. È pronto a partire anche Garofolo. Mazzesi crossa, è una bruttissima idea, quella con la quale si chiude il primo tempo di CJ Golbet calcio 8, 0-2. Per ora trionfano i ragazzi di Mauro Carboni, ma sono solo i primi 25 minuti di due tempi da 50 in una gara lunga 100 minuti. Le semifinali di Serie A della Lega calcio 8. Ne approfittiamo ora per una piccola pausa in attesa della ripresa. Quasi tutto pronto alla ripresa dell'ostilità dalla Stella Azzurra per il secondo tempo della semifinale d'andata playoff scudetto della Serie A della Lega Calcio 8, che vedono in vantaggio la Golbet Calcio 8. Non sappiamo dirvi se il gol del 2-0 l'abbia segnato Stornelli o se sia stata una deviazione di Mazzesi a dare appunto il raddoppio ai ragazzi di Mauro Carboni, ma siamo sicuri che il gol dell'1-0 giunto dopo nemmeno 60 secondi l'ha segnato Matteo Monteforte, tra i migliori del primo tempo. Partita che dal punto di vista squisitamente e tattico sta offrendo molti spunti, ne offrirà ancora di più dato che ci sono dei cambi in tutte e due le squadre. Vediamo Lorenzo Principalli e l'altro Lorenzo Regis per il CJ in campo, trazione inevitabilmente anteriore non potrebbe essere
altrimenti in questo secondo tempo è entrato invece Stefano Carboni per la Golbet. Prima azione del CJ e subito para con i pugni a dover intervenire Pantaleoni. Contrasto, non la tiene in campo nonostante la grande estensione del suo piede sinistro. Buono Regis di prima, Citro, buono, buono, ancora il numero 5 del CJ, va da Citro, buono, controlla, lo chiudono in 3 e c'è calcio di punizione per l'intervento di Mirko Sterbini. Lo chiamano da lontano, lo sentiamo, dai Miro, ma si avvicina infatti il mancino killer del CJ. C'è un altro però che piazza il pallone, il 23 con gli scarpini arancio, Lorenzo Principalli, devono prendere la distanza in barriera, quelli della Golbet calcio 8, che sulle azioni palla a terra pochissimi spazi hanno offerto agli attacchi dei padroni di casa. Opara impegnato forse un paio di volte dalla distanza, ma mai in maniera decisa dai giocatori di casa, che qui opteranno per un tocco di seconda. Tre in barriera, pronto a partire anche Andrea Tubani. Buono, la toccherà Principalli, c'è anche Mazzesi in zona, fischia Buzzi. Principalli col sinistro, proprio l'opposizione di Tubani, regala calcio d'angolo al CJ, che sembra essere partito a sprombattuto in questo secondo tempo. Battuto il corner, lo stacco ed è la rete, arriva da dietro proprio lui, Purcacchia, in terzo tempo non può arrivarci Opara, la partita è riaperta e il gol del centrale difensivo del CJ, 1-2. Imperioso, immarcabile, da lontanissimo ha staccato al di sopra di ogni dubbio e delle parti Porcacchia, qui Monteforte direttamente da centrocampo, alto sulla traversa, aveva iniziato con un altro piglio, con un altro spirito nel secondo tempo il CJ, ha trovato gol su calcio piazzato con Porcacchia, leader difensivo indiscusso della squadra di Broccatelli. Qui l'ultimo tocco è di Regis, quindi fallo laterale Golbet. Sono 2,5 sul cronometro della ripresa e la gara è totalmente riaperta, allora anche sul punteggio di 2-0, data la distanza di 100 minuti sulla quale si dovrà giocare questa sfida per decidere chi andrà a giocarsi con la vincente del doppio confronto Checco dello Scapicollo Cotton, la finale al Tre Fontane domenica 19 giugno. La Golbet continua a soffrire nel frattempo, è un altro calcio d'angolo quello che viene concesso banalmente al CJ, che lo batte fuori da Principalli! In 3 minuti il pareggio del CJ, Principalli dopo Porcacchia, 2-2, doppio colpo. È partito da lontano, girando dietro con movimento a mezzaluna, dietro tutta la difesa della Golbet, ancora troppo ferma però in questo caso Lorenzo Principalli, un sinistro che non perdona. Monteforte ancora da centrocampo, ancora alto sulla traversa, un sinistro che non perdona nemmeno l'ex compagno Manuel Opara ai tempi della grande Venere in bikini di Ursi ed Eusepi. La partita ha tornato a dire naturalmente equilibrio, c'era stato anche nel primo tempo, ma nel punteggio come andava la Golbet? Qui Mirante, ha ripreso coraggio il CJ che va adesso a destra da Regis. Salta netto Carboni, Regis dentro, l'intervento risolutivo di Tarantino, la palla in avanti con Porcacchia che prende posizione senza fallo su Monteforte, fischiato fallo contro il numero 99. Litigano Mazzesi e Pantaleoni, faranno pace fra 5 minuti, ve lo giuriamo. Se la ride Mazzesi col pubblico fuori dal campo. E in effetti la punizione è stata data al CJ, era davanti Porcacchia, nemmeno tante proteste da parte di Monteforte che rimane lì vicino. Porcacchia gira lungo dove c'è un rinvio non molto preciso di Tarantino, Citro commette l'errore di toccarla, quindi fallo laterale
per la Golbet, che può tornare a respirare dopo un'apnea durata 5 minuti dall'inizio della ripresa. Tubani gioca più avanti, inspiegabilmente, no scusate, era Marauder del CJ, sembrava un'invettiva offensiva di Tarantino che invece rimane ben ancorato alla propria linea difensiva. Upara, il rinvio è su Tubani, pallone smorzato a terra, giocata intelligente dietro ancora da Tarantino, gira da Sterbini, esce palla al piede Sterbini, raso terra su Tubani. Si gira alla grande, forse trattenuto, non c'è fallo secondo l'arbitro. Mazziesi esce in grande stile, a testa alta, viene forse sbilanciato, aveva ancora una palla buona, ma viene dato fallo, ignorato, il vantaggio per il CJ. Forse non si aspettava nemmeno l'arbitro che il pallone tornasse a un caracollante Mazziesi che con un'involontaria Veronica stava per andare al tiro. Era una partita che prometteva spettacolo, ve l'avevamo detto già nel primo tempo, non avrebbero mai mollato l'osso quelli del CJ, hanno avuto bisogno solo di rientrare in campo con più convinzione, meno forza mentale, invece da parte di una Golbet Calciotto un po' contratta in questi secondi 25 minuti che sono giunti solo al sesto scoccare d'orologio. Punizione improvvisa di Mirante, che ruba la merenda a Mazziesi, lo fa male, la palla va altissima sulla traversa Iopara. Upara, lunghissimo da Monteforte che si aiuta ancora una volta con le braccia, rimane stavolta a terra, colpito Porcacchia. Colpito al petto, sulla zona destra, si rialza ora. Il giocatore che ha dato il via alla rimonta del CJ, si danno il 5 con Monteforte. Due grandi interpreti dei loro ruoli nella Serie A della Lega Calcio 8. Porcacchia batte. Mazziesi. Ancora da Porcacchia. Buono. Che non ha mai smesso di giocare a testa alta e a due tocchi in questa gara. Servito ancora una volta buono. Buono. Principalli, Mirante sfida l'avversario, Mirante, è Marauder che gliela fa carambolare sul piede. Golbet Calciotto che sembra accontentarsi del fatto che la tempesta del CJ sembra essersi momentaneamente placata. Tante personalità di spicco qui fuori al terreno di gioco, notiamo anche il reporter Alessandro Salvati quando viene dato calcio di punizione in favore della Golbet. Lo batterà Pantaleoni. C'è dietro Pippo! Vanno ad affollare in tre l'area di rigore per quanto riguarda i blu cerchiati. Sono Monteforte, Marauder e Tarantino. Parte Pantaleoni. Va da Tubani. Doppio passo e sinistro. Boni come può in qualche modo. E poi palla ancora dirottata verso Boni, che deve andare con un colpo di reni dimostrando grande attenzione, deviando sopra la traversa. Il tiro immediato della Golbet che batterà un calcio d'angolo. Siamo stati anche un po' confusi dall'evoluzione dell'azione. Boni chiama marcatura su Pantaleoni, lo conosce fin troppo bene, anche egli è all'interno delle BM di Gianicolo di Villari due stagioni fa. Tubani. A rientrare, Tubani, palla che rimane lì, Sterbini non riesce nell'intervento, quindi può distendersi il contropiede del CJ almeno fino all'intervento di Carboni, che poi guadagna calcio di punizione. Mazziesi e Stefano Carboni, prime scintille, va subito a dirimere la questione Buzzi. Carboni vuole dare il 5 a Mazziesi, poi lo tocca su una natica, vogliono far pace i due. Si mette in mezzo Porcacchia, sembra essere rientrata la questione. Accenni di scintille. Ho sentito il profumo
quello che stava per accadere Buzzi. Subito nei pressi, è bastato uno sguardo a calmare i protagonisti. Pantaleoni. È un appoggio il suo, da Tubani. Finta Tubani, si invola Tubani. Ancora il suo dribbling, il sinistro, sul primo palo. Che giocata di Tubani. Sarà calcio d'angolo, ci ha messo la mano sinistra Leonardo Boni, si è acceso all'improvviso come fa quella pazza lampadina di intermittenza del numero 7 della Golbet, che qui batte corner ad uscire, troppo però. Allora Princigalli spinge praticamente in solitaria il contropiede, lo insegue Monteforte, Princigalli non la tiene in campo, fallo laterale guadagnato da un indemoniato Marauder, no, fallo laterale per il CJ, lo viene a battere Mazzesi. Mazzesi da Porcacchia, sempre in gran sicurezza qui, manca il controllo Porcacchia, la lascia lì, costretto quasi al fallo su Tubani che poi l'allunga, grande intervento di Boni in uscita, il primo errore di Porcacchia nel dettaglio dello stop, Tubani ad incombere, Boni a chiudere la strada, un grande inserimento di Marauder, si è rianimata la Golbet che ora attacca al lato corto con Pantaleoni. Ha provato la gran giocata nello stretto ma l'hanno chiuso in due, quindi ancora rimessa laterale, ancora il numero 7 dei blu cerchiati. Batte lungo il fallo laterale, Pantaleoni senza staccare stava girando verso la porta. Buono, fa scorrere in rimessa laterale per i suoi. Mazzesi! Guadagna rincorsa per una lunghissima rimessa, gittata che giunge fino alla metà campo della Golbet, Princigalli e Regis, Regis finta il tiro, poi attrae il pallone sul proprio piede destro, lo protegge fino all'angolo dove lo vanno a chiudere in due, rimessa laterale per il CJ in zona d'attacco, la batterà Citro, Princigalli, l'uomo del 2-2, Mazzesi attende fuori e calcia subito, di prima non c'è deviazione, rimessa dal fondo per Opara. Ha già ricominciato l'azione il portiere della Golbet, calcio a 8, andando da Marauder, bassa la sua impostazione, Pantaleoni ha giocato tutto campista, probabilmente ha bisogno di qualche istante per rifiatare, il numero 5 della Golbet, assente per lunghi tratti quest'anno, per via di una serie di infortuni che hanno funestato appunto le presenze, Marauder. Commette fallo il numero 18 blu cerchiato. Buono, scambia veloce con un compagno, fa scivolare l'azione da Mazzesi, di prima Mazzesi, spizzicato il pallone da Pantaleoni, c'è Regis, Citro anticipato, quindi Tubani, occhio che ha spazio Tubani per andare qui sulla sinistra, doppio controllo con la suola di Tubani che rientra, poggia fuori a un esterno destro sballatissimo di Marauder, time out chiesto dal CJ, altra piccola pausa. È una gran gara quella a cui stiamo assistendo tra CJ e Golbet Calciotto. È il primo round di una maratona lunga 100 minuti che porterà all'enunciazione la qualificazione di una delle due finaliste, l'altra proverrata, Checco dello Scapicollo, Cotton Club, sembra essere già dirottato tutto dalla parte dei campioni d'Italia, il pronostico dato il 3-1 maturato su questo stesso terreno nell'ora scorsa, più equilibrio, anche più spettacolo dobbiamo dire qui tra CJ e Golbet, con Pantaleoni che gioca verso Mazzesi, indietro per Boni, Porcacchia, sale l'autore del gol che ha dimezzato lo svantaggio dando la scossa decisiva al CJ, sbaglia però, allora Pantaleoni per Carboni, ancora Pantaleoni, Sterbini, sale lui va in verticale, nessuna soluzione in area, solo rimessa dal fondo, barcata abbondantemente la metà della seconda frazione, siamo al 14° minuto e 30 secondi nel corso del secondo tempo. Quando Mazzesi lancia una lunghissima fiondata dalle parti di Regis che non può controllare, pochissimi palloni toccati dal centravanti Regis, meno attivo rispetto al suo collega Ivan Giuliani. Nel primo tempo comunque pochi spazi ha trovato in una difesa della Golbet che si è addormentata solo per i primi 5 minuti del secondo tempo. Qui Sterbini messo in difficoltà, Princigalli va in pressing, riescono poi in seconda battuta quelli della Golbet a recuperare. Ancora una volta con Tubani. Sì, ferma in dribbling, commesso fallo su di lui.
Cubani batte velocemente da Pantaleoni col destro, l'opposizione ancora una volta di Porcacchia, dà continuità all'azione offensiva Tarantino, grande intervento in scivolata a centrocampo di Citro. Quindi rimessa laterale che batterà Stefano Carboni. Pantaleoni. Veronica dopo un grande aggancio, poi in scivolata, ma perde il contrasto. Allora Regis ruba il tempo a Tarantino e se ne va. Regis protegge col fisico fino a portarsi però palla fuori. Partita che ha abbassato un po' fisiologicamente i propri ritmi. Due squadre che ora sanno che ogni gol, ogni azione pericolosa può spostare l'ago della bilancia in favore dell'uno o dell'altra compagine nel computo anche della gara di ritorno che si svolgerà allo Sport City. Sicuramente errore grave questo della Golbet, che si fa invertire la rimessa laterale e quindi occasione per Mirante, che butterà direttamente dentro l'area di rigore questo pallone. Accorre anche Porcacchia che parte da fuori, il pallone a centro area, Opara in due tempi e poi il lunghissimo rinvio con le mani di Opara a cercare Maroder, che non può però controllare l'altezza della linea laterale. Fallo laterale appunto già battuto dal CJ Mazzisi. Solito cambio di gioco, Mirante, Sterbini prende posizione, calcio di punizione conquistato dal capitano blucerchiato. Lo batte velocemente Pantaleoni andando da Stefano Carboni. Meno propositivo in fase offensiva rispetto a Garofolo, ma bravo comunque in difesa. Qui serve Monteforte. Le giocate di Monteforte che cade a terra e conquista. Calcio di punizione sull'intervento di Buono. Chiama marcature attente dentro l'area di rigore Boni, quando Tubani piazza il pallone che probabilmente tenterà di calciare teso nel cuore dell'area di rigore del CJ, dove sono ben quattro gli elementi blu cerchiati che vanno a contendere ai difensori il pallone. Maroder, Tarantino, Pantaleoni e Monteforte, parte Tubani. La botta che passa attraverso tutta l'area di rigore non lontana dal secondo palo. Sei al termine, poi solo recupero nella ripresa della semifinale d'andata tra CJ e Golbet calcio 8. Lo stacco è Princi Galli, liberato dalla sciocchezza difensiva di Tarantino. La palla va fuori, Opara era rimasto fermo. Procede ora al rinvio Opara. Non si chiude l'1-2 tra Pantaleoni e un compagno, quindi Buono. Uno dei migliori in campo per i suoi, resiste a un paio di cariche. Il fallo è stato fischiato contro il CJ per il braccio largo di Buono. È resistito a un paio di interventi in scivolata da dietro, ma l'arbitro più vicino di noi alla posizione avrà intravisto una manata di Buono ad uno dei due avversari della Golbet. Occasione per Pantaleoni, che da lì segna uno dei gol più belli della propria militanza nella Lega contro gli Emmers, aveva la maglia del Footballetto Roma Nord contro Tony Ponzi Investigazioni nella scorsa stagione. Arbitro, due ore, arbitro, è Carciotto, mica calcio a 11. Le proteste del pubblico da fuori che non si fanno attendere. Pronto Pantaleoni. È una botta sull'unico uomo in barriera. Naturalmente gli amici di Pantaleoni, che sono gli stessi di quelli, gli avversari odierni del CJ, lo prendono un po' in giro, lo stuzzicano da fuori. Rimpallo che favorisce Tarantino, allora Sterbini. Quindi Stefano Carboni. Il suo passaggio è deviato, occhio a Citro. Pressato da Tubani, calcio di punizione per l'intervento in scivolata del numero 7 della Golbet. Mazzesi chiede l'ammonizione per Stefano Carboni.
La chiede a gran voce, va allontanato palla Carboni, ma alla fine erano tutti in D, i giocatori. Prima della battuta della punizione della quale si incaricherà Simone Mirante. Upara conosce il mancino di Simone Mirante. Ne vuole tre in barriera. Parte Mirante. Gran botta, ma rasoterra. Corregge la blasfemia all'ultimo sapientemente Mirante, che rischiava di essere buttato fuori per la platealità. Alla fine è normale imprecazione per lui. Lungo il fallo laterale sul petto di Regis, Princigalli che gioca quasi sempre di prima. Vada Mazzesi, è da farsi perdonare l'errore sul gol dello 0-1. Intervento di Carboni, rimane a terra Mazzesi, fischia l'arbitro. Il doppio passo di Mazzesi, ed è vero che Stefano Carboni ha preso il pallone, ma contemporaneamente ha disarcionato anche il numero 4. Che qui sembra essersi fatto male. Naturalmente i parastinchi non sono assolutamente usuali all'interno dei campi della Serie A della Lega Calcio a 8. Vuole il pallone Buzzi, perché non c'è calcio di punizione assegnato al CJ. Zoppica Mazzesi, la botta l'ha presa, anche se probabilmente Carboni è entrato prima sul pallone. Upara Maroder. Il lungo linea trova puntuale all'appuntamento Monteforte, spintosi nella ripresa dopo un gran primo tempo, molto d'impatto, qui comunque guadagna calcio di punizione. La botta col destro di Pantaleoni, il tiro a giro di Monteforte, le grandi proteste della panchina del CJ, l'arbitro invita i componenti della panchina dei padroni di casa, a sedersi. Pronto Monteforte. Manca pochissimo al termine. Poi sarà solo recupero in questa semifinale d'andata dei playoff di Serie A della Lega Calcio 8. Boni vuol veder partire il pallone, ne mette due in barriera. Parte Monteforte a giro, ma sulla barriera che è avanzata troppo secondo l'arbitro, giallo per Princigalli, anzi è il secondo giallo per Buono che viene espulso. Buono, uno dei migliori in campo in questa gara d'andata. Salterà quindi il ritorno allo Sport City. Ripetizione del calcio di punizione, non sappiamo dirvi se fosse avanzato Buono, se avesse toccato con un braccio in questa occasione. Se ne va disperato dal campo il numero 5. Infuriano le proteste, seppur portate in maniera civile dal CJ. Angelè s'alza dalla panchina, se la va a prendere con i componenti della panchina del CJ. Carboni e il sempre attento Mauro Carboni. Stefano e Mauro, figlio e padre, predicano calma. C'è da ribattere un calcio di punizione. Non siamo riusciti ad intravedere la segnalazione del recupero. C'ha ragione! Protesta sempre però, arbitro! Oh, arbitro, devi calciare il pallone! Dai che può di quello che gli pare, oh! Ripetizione del calcio di punizione, sempre Monteforte. Ritarda il posizionamento della barriera Boni, che ne vuole due. Infatti a Regis si va ad aggiungere l'altro Lorenzo, Princigalli. Via il 4, via!
giallo anche per Monteforte, che ritarda la battuta del calcio di punizione, chiede per l'ennesima volta il conteggio della barriera. Un attimo di confusione su quel punto, sono praticamente 3 minuti che la palla è ferma là. Il secondo giallo buono, quindi il conseguente rosso, quindi il primo giallo a Monteforte, e chissà che poi questa punizione un giorno venga battuta davvero. Siamo al nostro cronografo, 26esimo minuto e 30 secondi, probabilmente, quindi già nel recupero del secondo tempo. Di nuovo Monteforte, a giro sempre sulla barriera, poi un tacco in scorpione, spinge velocissimo Mirante, lo insegue Tubani, Mirante deve tenerla in campo, ci riesce, Pantaleoni frappone il corpo e guadagna rimessa dal fondo. Primo tempo ad appannaggio della Golbet, ripresa per il CJ che nei primi 5 minuti è riuscito a ribaltare l'esito. Qui gran finta di Tubani nel frattempo per Carboni. Doppio rimpallo che sfavorisce Citro. Allora Stefano Carboni gioca direttamente in area, spinta evidente di Maroder su Purcacchia, che ancora una volta con gran mestiere ed esperienza, con indubbio senso della posizione, aveva preso possesso dell'area. Qui Opara fa la stessa cosa volando sopra la testa dei compagni e rimettendo velocemente per Stefano Carboni, una delle ultime azioni della gara. Palla a Pantaleoni, Tubani, giocata nello stretto abbozzata, poi ancora palla a Carboni che rientra, cede a Tubani, s'addormenta Tubani, rinviene un grande Lorenzo Principalli che poi però si chiude da solo in fallo laterale. Carboni lungo dentro, ha preso ancora il tempo Porcacchia, poi Principalli in avanti nel deserto del proprio attacco. Scusate, il CJ sta terminando questa partita in 7 contro 8 della Golbet ad attaccare, ancora con Stefano Carboni, Pantaleoni, Tubani lascia scorrere bene su Principalli, Tubani la finta va giù, calcio di punizione per la Golbet. Partita spezzettatissima in questa ripresa, ma come era normale che fosse, era lecito aspettarsi. Rispettate le attese sotto tutti i punti di vista. Allontana Pantaleoni, rimangono Sterbini, Tubani e Monteforte. Conta i passi però Monteforte e mette 4 in barriera Boni. Dopo questo calcio di punizione si chiuderà la gara. Buttala fuori! Parte Matteo Monteforte. La sua botta, Boni mette il braccio, ma è una traiettoria killer, quella del 24 della Golbet, che all'ultimo respiro trova il gol del 3-2. Ed è infatti triplice fischio del direttore di gara subito dopo il calcio di punizione, punito severamente il CJ che aveva giocato un grandissimo secondo tempo. Il primo round se la giudica la Golbet, che vince 3-2 alla Stella Azzurra.